Panzazzo, c'è prima Palazzo, di centro della Panel Zaitzer, che la difesa di Giannelli addirittura, e poi la tribolla per Civitanova, ancora Panel Zaitzer, senza muro, pure su una grande palla per Zaitzer, ma De Cecco ha messo una palla con un cartello, tocca, mi vado per terra, senza muro, e ha trovato il gioco di Luco Pari in questa partita. Meglio Anderson al servizio su Juan Torena, pallone altissimo, De Cecco, una magia per Gabriel Garcia, che ha fatto la rottura di da parte che dai giovani questa alzata di De Cecco, corre sul pallone in posto 4, sospensione, pancia alla rete, riesce a toccare un pallone perfetto in zona 2 a Garcia, che uno con via posta. Yant, palla che schizza dietro, Balazzo è pronto, Lucarelli la appoggia sulle mani del muro di Perugia, copre Anderson, attacca Anderson, pallonetto De Cecco, Balazzo per Lucarelli che la appoggia ancora, coperto, e Giannelli che di toso da Zaitzer, poi De Cecco si muove a chiamare il pubblico, mamma ragazzi. Singel a trovare il cambio palla. Anderson, la fai su di Leon. Intanto si continua a giocare. Riklinski tira una bordata, una mano. Mamma mia, la magia di Luciano De Cecco, che ha fatto una cosa straordinaria per il più 4 di Civitanova. Luciano De Cecco lo conosciamo, è uno di quei prospetto sicuramente interessante. Perfetta la ricezione di Catania, magia di Brizard, la Guncia ringrazia, ABC della pallavolo. E anche bravo Brizard, una mano, perché finalmente, ecco, muro 1, la Guncia ci ha fatto vedere che sa attaccare anche in diagonale. È migliore dei modi sulle sue scelte. Giannelli ad una mano, va da Riklinski, una magia, da una magia all'altra, quella di Giannelli su ricezione scomoda, sale altissimo, serve Riklinski, ancora meno 3. Riguardiamoci al replay, perché questa palla di Simone Giannelli è da standing ovation, aspetta fino all'ultimo per poter alzare una mano. Lucarelli pensava che la palla la buttasse di secondo tocco, perché adesso a meno 3 dal preparto finale perduta. Lo spiega, riduzione alta per Bruno che gioca una specie con Stankovic. Ancora la forza di giocare queste combinazioni Modena. Singel. Ex di turno, Aidan Singel. Batterà. Travista forte su Gapet, ricorre Bruno e serve Nimir, bellissima questa palla di Bruninho alla diagonale di Nimir, vale il punto del 13-21 Modena. Sono queste fusioni in campo, non è mai facile. Dici bene, un buon servizio, Mozzi fa fatica, ma un grandissimo, ma grandissimo palleggio ad una mano di spirito. Gran colpo, il migliore della partita fino adesso dal punto di vista anche dello spettacolo, palla dietro, a una mano. Pure su Zavoronok, ad una mano, grandissimo Duna per Davide Schiba. Dunque, miracolo di fortuna che salva una palla complicatissima. Cioè, non altissimo, cambio palla. Ora per Grozer, la seconda linea parallela vincente, Singer non può nulla, dunque si chiude qui
il primo set, domina di Monza che vince il primo parziale 25-15. Noi andiamo in pausa e ci sentiamo per il secondo parziale. Bravissima, comunque è un turno in battuta positivo. 18-9, Bozzi, problemi per Giavorro, fortuna per lo stesso Giavorro che in diagonale c'è la difesa di Bozzi e poi si sleccia passando con la mano sopra il muro, una schiacciata ma nel senso cestistico del termine. Sì, perché in questo caso sono molto molto positivo partendo dalla difesa di Federico. Fortuna in battuta, ricezione di Raffaelli, deve correre Baranovic, c'è una mano per Mark, si deve spostare e trova anche il punto con la deviazione del muro. E qui tutta l'esperienza del canadese classe 94 che non forza. Vediamo se riesce a venire con gli amici, porto due o tre amici. La palla corta e la mischiva, Raffaelli in qualche maniera, Baranovic ha una mano per Bozzi che riesce a saccare, poi la palla si ferma sulle braccia di Kruser. Decimo punto per Cisterna. Sì, sicuramente l'unica soluzione a disposizione di Baranovic è per questo che merette Kruser. Blessed. Su Piccinelli, palla in mano per Simone Giannelli, Mendozzi. Colto la difesa da Lucarelli. A Balazzo si salva Perugia, 11 pari. Ed ora Wilfredo Leon. 11 pari. Vedete Lucarelli ad anticipare Fabio Balazzo. Fischi del pubblico per Camil che la piazza su Balazzo. De Cecco arma Marlo Jan a suonare. Micidiale di Marlo Jan da posto 4. Più 1, 11-10 Dube. 2 set a 0. Ivan Zajcer. Arrivano dalla nostra parte sinistra. Ma torniamo alla pallavolo giocata con Simone Giannelli che forza Bruno all'attacco di Daniele Mazzone al centro per cercare la speranza che serve per le magliette gialle. 11-19 meno 8. Per bagger per Zavaranoff, muro pieno, in realtà recava 5 per Raffaelli, con forza ma trova un colpo da maestro sulle mani del muro, 5-2. Al servizio si va Antoine Brizard, 16-21, cerca e trova Modric. Raffaelli in qualche modo riesce a contenere questo slash, Bonami riesce ad alzare male e quindi Biasimo vuole giocare, Brizard davanti per Regine che si trova il pallone dietro, Bonami alza per Asparuco, va ancora Bonami in copertura, Jensen va, trova un brutto muro di Piacenza, ha fatto fatica qui Brizard nell'alzata, non si è capito forse con Regine che si è trovato la palla dietro alla testa e quindi ne approfitta Verona che va sul 22-16, ora il servizio va proprio per il giocatore brasiliano. E si vediamo qua un bellissimo attacco di Jensen, Regine 10-10, ora Beretta, 8 Toppernazzo, Cavaccini, Baranovic, Berzinger, muro tiene, Migalassi, poi Osuna, per Grosser ancora, volta, c'è Raffaelli e poi Mara da seconda linea, consigliato da Vischip, Smager, Galassi, ancora per Grosser, Cavaccini si tuffa in qualche modo, ma la palla inizia in tribuna. Parità, 11 pari. Come è andato il primo set? Jant a piazzarla su Leon. Giannelli attacca con il posto 4 di Anderson, lo tiene De Cecco, vuole la pat di Jant, De Cecco arriva però la manona di Anderson, poi di Kliski difeso a terra da Zaitsev,
la difende sui Wanderson Balaso, palla che schizza nel campo di Perugia, Giannelli vuole Rikliski, money out su Lucarelli, 5-4 di Kamil Rikliski, non si molla niente ragazzi. Anderson che tiene da quest'altra parte, Giannelli apre dietro per Kamil Rikliski, money out.